Diciamo che per me critica e accademia si intrecciano fin dall'inizio perché ho iniziato a scrivere 6 anni fa per una rivista dell'Università di Torino che si chiamava Effetto Notte Online, che adesso purtroppo non esiste più. E perché quando mi sono trasferita a Berlino per studiare teoria del cinema, sono riuscita ad avere una credito stampa per andare alla Berlinale e quindi mi sono chiesto se potesse interessare, insomma, delle recensioni da Berlino. Mi è stato risposto di sì e così ho iniziato a scrivere, poi da lì sono nate altre collaborazioni con altre riviste. E sempre tramite l'università, a quei tempi io studiavo a Torino filosofia, ho iniziato a lavorare per il Museo del Cinema. E quindi diciamo che la passione del cinema è nata attraverso l'università sempre, quindi le due cose sono sempre compenetrate, anche adesso infatti mi occupo di critica, ma sto facendo anche un dottorato in cinema. Diciamo che è quello che permette di portare una discussione sul cinema fuori dall'accademia, appunto, quindi fuori soltanto dagli addetti ai lavori, e avere la possibilità di avere un rapporto diretto anche con il pubblico, chiedersi sempre, insomma, chi sta vedendo un film, cosa questo film dice sia della società che alla società, è forse uno degli aspetti che mi interessa di più nel mio lavoro anche accademico. E quindi la critica penso che abbia perso l'importanza che aveva un tempo, penso che la rivoluzione, diciamo, democratica dell'internet abbia cambiato parecchio le cose, nel senso che adesso è stato molto svalutato il lavoro del critico, purtroppo e per fortuna, nel senso che chiaramente è una cosa positiva che chiunque possa avere una voce, ma diventa un problema anche capire quali sono poi i criteri di competenza per sapere chi può leggere un testo filmico, che effettivamente è una competenza che ci si costruisce vedendo molti film, studiando di cinema, e non è come spesso si pensa, semplicemente dire la propria opinione sul film, ti è piaciuto o non ti è piaciuto. C'è la necessità, secondo me, di andare a leggere il testo, che è una competenza che in un sistema così mediato come il nostro dovrebbe essere un'acquisizione di tutti in varie misure, nel senso che l'informazione, anche il modo di comunicare che abbiamo, passa sempre di più attraverso le immagini. E penso che un'educazione all'immagine dovrebbe essere un bagaglio ormai che dovrebbe essere proprio insegnato a scuola, cosa che invece non succede, e per questo forse la critica ha un valore ancora più importante rispetto a prima, come bussola, insomma, guida in un'epoca che con l'immagine insomma ha sempre più a che fare. Sì, i festival diciamo che sono intanto un momento molto divertente e liberatorio per i critici stessi che finalmente escono dalla loro cameretta dove stanno davanti al loro computer e possono incontrarsi, comunicare fra di loro, incontrare persone, vedere registi, pubblico, insomma c'è una possibilità di scambio che è sempre elettrizzante, diciamo, quindi ci si sente anche un po' in vacanza. In questo canne è il migliore, ovviamente, quello che proprio ti fa capire cosa lega la parola festival a quella di festa. Però a parte i lustrini, diciamo, di Cannes rimane sicuramente in Europa tuttora ancora la vetrina più importante, sia per i film grossi che poi trovano sicuramente una grande distribuzione, ma che sono anche quelli che effettivamente hanno anche spesso un valore artistico, intellettuale interessante, diciamo. Altri festival europei ce ne sono i più sperimentali, come Rotterdam, sono quelli insomma più incentrati sulla ricerca del linguaggio proprio, e Locarno è anche uno di questi. E, però Torino, secondo me, fra i festival che sono più, non so, commerciali e quelli che sono appunto molto più legati soltanto agli addetti ai lavori, riesce a fare una buona mediazione ancora. È anche un festival che ti dà la possibilità magari di non avere i registi più attesi, i nomi più grossi, ma che spesso ti dà una buona panoramica anche in quanto a sorprese, nuove scoperte. Penso che la selezione di Torino sia effettivamente ancora molto valevole, anche se non so, ci sono opinioni discordanti, c'è cioè chi sostiene che alcune edizioni sono un po' più sottotono rispetto ad altre. Questo succede anche perché ovviamente Torino arriva poi subito dopo Venezia e dopo Roma e non è quindi un momento facile per avere novità, insomma, cioè in qualche modo che siano una garanzia per una programmazione forte. Però Torino secondo me è un festival in cui puoi andare veramente senza sapere niente del film che stai per vedere e molto spesso restare piacevolmente sorpreso e fare delle scoperte su cose che poi magari non si vedono in altri festival e non si vedono sicuramente in sala. Quindi se i festival sono poi un momento anche che cerca di promuovere un cinema che magari non è il tipico
cinema da grande distribuzione, Torino è una di quelle che riesce a farlo meglio, insieme a Locarno, insieme anche a Berlino, anche se poi non so, su Berlino sono più dubbiosa. La qualità è proprio molto altalenante, anche perché forse è un festival che cerca ancora di costruirsi una sua identità. Cercando di mediare appunto fra quelle che potrebbero essere i nomi più di richiamo e delle cose un po' più di ricerca, e Torino, secondo me, invece su questo si è assestata molto bene ed è molto riconoscibile nella sua selezione. Ma io posso dire quella che è stata la mia esperienza, che è sempre stata quella, cioè io non sono troppo fiduciosa nel mito del self-made man, non ho mai. Non so, ho avuto un blog personale, solo mio, in cui scrivevo semplicemente quello che mi capitava per la testa. E penso che la possibilità invece di, cioè, visto che comunque adesso le riviste continuano a nascere, c'è molta richiesta comunque di voci critiche, soprattutto se hanno la possibilità appunto di spostarsi, di vedere cose che non vengono viste ovunque, sia quella comunque di proporre i propri pezzi a qualcuno che abbia già un po' di autorità nel campo, anche per. Come prova per misurarsi con qualcosa e non semplicemente parlare per dare aria alla bocca. Insomma, comunque penso che il confronto poi con qualcuno che è più competente di te possa sempre comunque darti anche degli insegnamenti e magari ricalibrare anche il tuo sguardo. Quindi questo sarebbe il consiglio che darei. Cioè non buttatevi soltanto, non buttatevi ma affidandovi a qualcuno che vi piace, a qualcuno che pensate che corrisponda più o meno alla linea editoriale, ai vostri gusti, ai vostri interessi. Però cercate di avere effettivamente un confronto con la realtà, non semplicemente cercando di avere dei follower a caso perché puntate magari sul fatto che siete freschi spigliati, cioè di gente fresca e spigliata ce n'è davvero anche troppa adesso.